Bentornati ragazzi, questo è Pnie, eccoci tornati con un live su Modern Warfare 2. Allora, sono appena venuto da una partita in cui pensavo di star registrando, ma non stavo registrando. E purtroppo qui su MW2 non c'è il cinema. Quindi niente, ho dovuto riavviare tutto, HDPVR, webcam, eccetera, e adesso dovremmo essere pronti. Questa partita probabilmente userò il cecchino, il Barrett, perché voglio tornare un po' ai vecchi tempi. A tanto non uso il cecchino, quindi voglio provare un po' a vedere se è rimasto un po' di skill che in passato un pochino c'era. Comunque ragazzi, cosa vi voglio dire? Vedete la scritta sotto che mi avete criticato tutti dicendo che io avevo fatto l'hack per l'account? Allora vi spiego. Ma detto sinceramente, che ci crediate o no, a me cambia poco, perché comunque, cioè, l'account è l'account. Comunque, se ci credete bene, se non ci credete non mi succede niente. Però mi fa dispiacere che non ci crediate. Pensate che abbia detto una cazzata. Allora, quella scritta quando viene? Viene quando partecipi ad una lobby infettata, dove ad esempio c'erano state delle mod, o quella per volare, schizzare in aria volando, o quella dove eri immortale, eccetera. Ma solo in privata. E quella scritta non va più via, io ce l'ho da un sacco di tempo, ce l'ho da un anno quella scritta schifosa. Quindi ragazzi, questo ve lo voglio dire per prima cosa. Io questo account l'ho portato al decimo prestigio da solo, piano piano, tanto tempo fa, visto che ormai è tanto c'è questo gioco. Allora, cominciamo subito con un quickscope fail. Avevo tirato una granata lì, però non si sa che fine ha fatto. Vabbè, si può hardscopare, non c'è limite di niente. È un live. È un live, nei live si hardscopa come i cani. Allora, cosa altro volevo dire? Aimmonge mi ha proposto di comprare un gioco insieme a lui su PlayStation Network. E questo gioco è I'm Live. È un giochino che non è sparatutto, non è cazzate varie o troiaiahe, ma è un giochino di sopravvivenza, quanto ho visto. Molto carino. Claymore, porca puttana. Dove in pratica, tipo, è successa una catastrofe assurda, Predator. Una catastrofe assurda a New York, tipo è sceso Gesù, ha iniziato a pigliare gli appartamenti e tutto. E cosa succede? Te sei questo sopravvissuto che deve appunto sopravvivere contro altri sopravvissuti che ci sono e devi ritrovare la tua famiglia. A quanto mi ha detto Oliver, Aimmonge, non vuole che lo chiamo Oliver, però lui si chiama Oliver. La campagna non dura molto e quindi sarebbe abbastanza semplice farci una serie che non vada più di 10 episodi totali. E quindi probabilmente, boh, ci sta che vedrete qualche gameplay di quello sul mio canale, ma non mi spaventate, non avete sbagliato canale, sarà il mio. Questa partita sta andando veramente male, 2-7, questa mappa non è adatta. Non è adatta allo sniper checking, snacking, knacking. E io vado di spas. Spas, spas sto cazzo, invece quelli dietro mi stordiscono in 42. Permesso average noob, grazie. Allora, chi si può andare a molestare adesso? Lui per primo, che era lì a camperare, gli mancava uno dalla mob. No, sto scherzando, però è uguale, era sempre a camperare. Tirerà il Predator su di me per vendetta. Io farò il numero a lui. Devo tornare positivo, dai. Va bene che tanto non uso il cecchino, però cazzo, un po' di. Cioè, non è la prima volta che gioco a questo gioco. Guarda come. Veramente i comandi devo riabituarmi, eh. È il massimo model. Oddio, a coltella, step rifine number. Oh mio dio, Stepney fa i number! Stepney sta facendo i veri number! Oh mio dio! Ovviamente non col cecchino ma con lo spassa, vabbè, ci può stare, eh. Qui faccio una doppia grossa come le pentole. Harrier. E andò a finire che Stepney chiamò la carica nucleare. No scherzo, non ce l'ho nemmeno selezionata. C'ho Harrier Predator Pavlo! E Camperlo! Ho preso anche il Pavlo, non lo tiro, se no alzo Harrier me lo fotte, spero che questo lo sappiate. La partita sicuramente la perdiamo, sta a vedere. È cominciata male, ma mi sono ripreso. Stavo negativo di 200. Adesso un pa. Posso tirare il mio Pavlo. E ora vedete che Ariel e Pavlo non lasceranno passare una mosca. Boom, morti, morto io. Eccoci.
Vabbè, ragazzi, quando uno è bravo con il cecchino devasta veramente tanto, da lontano, dappertutto, fai quick chiusi e devasta. Peblo. Voglio fare un ratio 2 in questa partita, ce la farò? No, vabbè, porca puttana, è che mi stavo aspettando. Di sicuro, era lì, dice, Harry, a step, facciamogli il culo. 17-11, altre 5 kill. Niente è impossibile. Soprattutto quando si tratta di MW2 o di un giochino. Albero. Io ti faccio un number assurdo a questo. Boom! Hit market! Porca puttana. Allora, che dite, mi è rimasto un po' di skill. Comunque, guardate quando uno è bravo cosa succede. Vedi sparare uno. Boom! E lo flashi. Avete visto? O è un hack o è bravo. Io opto di più per è bravo. Perché anch'io, cioè, non, modestamente, non ero devastantissimo, però me la cavavo parecchio il cecchino, eh? Ai tempi, dei tempi, dei tempi, dei tempi, dei tempi, dei tempi. Di YouTube. No, di non YouTube, quando non ero su YouTube. Hit marker, ma non c'è problema. Ti vengo a prendere con lo spas. Questo non fa mai hit marker, sta tranquillo. Oh, oddio, rischio totale! Mi ha preso un mezzo coccolone. Perché vedo sempre il radar disturbato qui? Hit marker, non c'è problema. Poi vengo con questo a prendergli e muoiono tutti. Cosa ci faceva lì sopra? Cosa ci faceva? Il turista? The tourist. Oh, ma dove sono i miei nemici? Per piacere, venite fuori? Non capisco. Sono nascosto. Uno è qui dentro. No, era un compagno. E poi deve essere in zona per forza, perché l'altro spawn dovrebbe essere occupato dai miei compagni. Eccoci, è acquiccato me. No, questo qui è devastante. Il Liwi Kiki è devastante. Mamma mia, lo spas. Lo spas è troppo forte, è overpowered in questo gioco. Altro che Black Ops, qui è veramente devastante. Qualcosa di impressionante. A parte è sempre stato così, eh. Qualcosa tipo Model. Ora beh, lui ho i range 23-14. Non sto facendo quello che volevo. Volevo fare un dato di 2 e non ce la sto facendo perché comunque sta mappa, boh, parzialmente è buona per i cecchini, eh. Coso in deathmatch, insomma, lascia un po' a desiderare. Infatti stiamo perdendo addirittura. Però io, cioè, se fosse per me, no, non si dovrebbe perdere. Sto facendo positivo. Ok. Prendiamo un po' il controllo della zona centrale, che da qua si comanda, quelli che nascono là, quelli che mi sparano da là sopra, i Pablo che mi devastano. Devo stare un po' giù perché ho poca vita. Ah, ma c'è un bug che... Oddio, ma ragazzi, c'è un bug assurdo. Guardate, ci ho fatto caso ora. Guardate il caricatore, io non ricarico, premo solo quadrato. Ah, oddio, prima mi ha ricaricato senza prendere in mano il caricatore di proiettili. Boh, non lo so, sarà un bug. Un bug temporaneo, momentaneo, non lo so. Dentro perché il Peblo è qualcosa di impressionante, lo sapete, è inutile ve lo dica io, eh. Quello veramente in un colpo tira giù tutto, porte, finestre, e Carglass ripara, Carglass non sostituisce. I veri number di nuovo. Se facevo, oddio, se facevo collateral così, cioè, dovevo mettere 7 milioni di mi piace. Veramente 7 milioni, eh. Ragazzi, non morite, manca due morti. Ragazzi, non morite. Ragazzi, non morite. Ragazzi, non morite. No, siamo morti. Vabbè, ragazzi, dai. Questo gameplay è stato divertente, devo essere sincero. Quando ho fatto quella serie con lo spasso incredibile. Allora, ragazzi, questo video è terminato. Ora non so quanto ho fatto di preciso. Ora lo so, ho fatto 29-16, vicini a dato 2. Col cecchino, ma più con lo spasso. La prossima partita la faccio solo col cecchino Intervention, che è più difficile ancora. Quindi io niente, vi invito a lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto e ovviamente un bel commento. Io vi saluto, bella!